lo scambio di accuse al palazzo dell'ONU tra Kiev e Mosca durante la riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza convocata in seguito alla distruzione della diga di Kachovka. Secondo i dati della CNN, la struttura sarebbe stata danneggiata alcuni giorni prima del cedimento. Per gli 007 USA ne sarebbe responsabile Mosca, mentre la Cina ha lanciato un appello alla moderazione. Circa 2.700 le abitazioni allagate e 1.300 le persone evacuate nel Kherson, dichiarato lo stato d'emergenza, e Zelensky lancia l'allarme per un'enorme chiazza di petrolio di almeno 150 tonnellate verso il Mar Nero.